Ponente Gas. Forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas e anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore. Una buona serata al pubblico di Imperia TV, ben ritrovati a microfono aperto, la nostra trasmissione settimanale di approfondimento, in questa occasione assolutamente una puntata di servizio dedicata a un argomento che ci riguarda tutti da vicino, e vale a dire lo smaltimento dei rifiuti e quindi raccolta differenziata e quindi ancora tutela dell'ambiente e della nostra salute. E mettiamoci anche del nostro portafoglio, perché se riusciamo a lavorare in modo corretto e a collaborare con chi si occupa di questo servizio, in prospettiva potremo sicuramente risparmiare, oltre che naturalmente salvaguardare l'ambiente, che direi già è un risparmio molto molto importante. Di raccolta differenziata, di raccolta dei rifiuti nei 35 comuni del comprensorio imperiese, quelli gestiti dalla Tradeco che ha vinto l'appalto comprensoriale, parliamo oggi con il direttore del servizio, che è Luciano Fabbri. Ringraziamo per essere qui con noi. Buonasera Fabbri, che è appunto colui che ha la responsabilità per conto dei comuni di coordinare, di vigilare anche sulla corretta applicazione del contratto da parte di Tradeco. E poi c'è anche la dottoressa Monica Previati, che è del CEA, il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Imperia, che come Centro di Educazione Ambientale si è attivato proprio a educare. Buonasera intanto e benvenuta. Buonasera. A educare l'opinione pubblica e a trasferire messaggi corretti e positivi, e di questo parleremo fra poco. Io comincerei però subito da Luciano Fabbri, perché qui abbiamo dei bellissimi sacchetti colorati che significano raccolta differenziata, vetro, carta, a seconda del colore, ma bisogna poi capire come far funzionare questo discorso, come agevolare anche gli utenti perché possano veramente fare la raccolta differenziata e possa crescere la differenziata, come dite voi, cambia la raccolta, cresce la differenziata. Come farete a farla crescere, Fabio? Diciamo che sono 60 giorni molto impegnativi, perché i prossimi 60 giorni saranno proprio quelli della trasformazione del servizio. Partiremo, e siamo partiti in questi giorni, a far girare sul territorio quello che viene chiamato gli ecomobili. Questo consente di raccogliere 46 tipologie di rifiuto, 9 di ingombranti, altre circa 37 che sono rifiuti di tipo pericoloso prodotti all'interno delle famiglie, trattamenti delle piante, degli animali, altri prodotti della casa o del lobby, e altri rifiuti tipo gli oli di frittura, gli indumenti usati, le apparecchiature elettriche e elettroniche. Perciò abbiamo attivato sul territorio di 35 comuni 41 aree dove le persone periodicamente, nella costa ogni settimana, nell'interno ogni 14 giorni, possono consegnare queste 46 tipologie di rifiuti che non dovranno più andare nei contenitori che si trovano per strada. La seconda fase, che partirà proprio le prossime settimane, distribuiremo proprio dei contenitori a tutte le utenze per separare dentro casa. Quindi in ogni famiglia arriveranno queste belle borse. Perciò sono arrivati proprio ieri dei bilici con più di 43.000 kit che verranno distribuiti i prossimi giorni. E, domattina arrivano anche due secchielli che fanno parte, completano il kit per l'organico, per l'indifferenziato, cioè 5 strumenti dati dentro casa dove uno si può separare queste 5 matrici. Operiamo con dei colori nuovi, non sono una scelta nostra, è un colore che tende a essere normalizzato a livello europeo, sono il verde e il vetro, la carta e cartone, il blu è la carta e cartone, il giallo è la plastica e metallo, e il marrone sarà l'organico, mentre il grigio sarà l'indifferenziato. Colori che nei prossimi anni, nei prossimi mesi,
saranno diventeranno lo standard, diventeranno lo standard, se, quindi se... ci abitueremo anche, non avremo più bisogno di dire qual è la borsa della plastica, esatto, quella della carta, diventeranno automatici. Ci sono, tant'è vero, altre città in Europa, che sia Barcellona, che ormai non parlano più di carta, parlano di blu, di blu, perché per loro ormai è in automatico questa cosa qui. Questo è importante perché vuol dire che noi abbiamo creato una condizione uguale per 35 comuni, ma anche per i turisti ospiti che verranno presso questi comuni, perché la raccolta la dovranno fare differenziata non solo i residenti, ma anche certo, le persone non residenti o che hanno seconde case che sono turisti ospiti. Una volta fatta questa seconda distribuzione, le persone vengono coinvolte per fare un conferimento ad alta qualità. Nel frattempo noi andremo a consegnare servizi a circa 4.000 utenze non domestiche, alberghi, ristoranti, negozi, che loro invece avranno proprio una raccolta domiciliare, dedicata e specifica. Quindi i ristoranti, le attività commerciali che producono anche, esatto, più rifiuto, esatto, avranno un servizio hanno a domicilio. Un servizio a domicilio. Invece tutte le utenze non domestiche, che sono sia residenti, ma moltissime in questo territorio sono anche non residenti, perché di conseguenza vengono sul territorio non sempre, non per, certo, hanno sempre la possibilità di separare dentro casa e conferire a delle isole ecologiche, che molte di queste sono informatizzate, di conferire i loro rifiuti e di avere questo accesso governato. Contemporaneamente, dicevo prima, possono conferire 46 tipologie di rifiuti presso gli ecomobili. In totale noi ritiriamo in maniera differenziata 52 tipi di rifiuti. E quindi abbiamo una differenziata anche ampliata, non è soltanto, qui abbiamo chiaramente quello che si fa in casa, carta, cartone, vetro, plastica, ma batterie, olio esausto, certo, perché questo è anche importante. È importante che davanti a questa costa, di un territorio che ha le caratteristiche per sviluppare e candidarsi al turismo, c'è un parco marino. È importante raccogliere la carta, ma è importante anche impedire che un veleno adoperato per un hobby, un olio adoperato per... alla fine filtri e vada a finire nel nostro mare. Perciò abbiamo curato molto la possibilità di ritirare 20 tipologie di rifiuti pericolosi che vengono prodotti dentro casa. A volte non ce ne rendiamo conto, ma se noi guardiamo quel quadratino bordo nero con fondo giallo, con il tesco, la sbarra, in tanti prodotti che vengono adoperati dentro casa, dagli sgorganti, certo, eccetera, la quantità di rifiuti è veramente notevole. E quello è particolarmente nocivo per l'ambiente. Chiaramente. Perciò noi siamo partiti a dare, prima di contenitore della carta, servizi per consentire di conferire quello che non deve andare nelle isole ecologiche. Alla fine di questo percorso, che sarà un percorso che va da qui ai primi di dicembre, a questo punto le persone saranno messe nelle condizioni di conferire invece alle isole quello che rimane, che a quel punto sarà carta, sarà plastica, sarà vetro separato. Ecco, ma allora diciamo appunto come cambia la raccolta, nel senso arriveranno, mi pare di capire, da qui a dicembre questi sacchetti, bidoncini. Certamente. Per indifferenziato, per l'organico, arriveranno a casa. Poi, una volta che io li ho in casa, avrò di nuovo i tradizionali bidoni, dovrò cercare un ecomobile, come funzionerà? No, diciamo che uno quando c'è in casa, la prima cosa che fa è separare i rifiuti. Certo. Li separa in tre momenti, quando torna dalla spesa, che separa il cartone, certo, perché non ha senso mettere il cartone nel frigorifero, si conserva. Ovvio. Separa e mette via. Nel momento in cui finisce di usare le bottiglie, i barattoli o la pulizia della cucina o la pulizia della tavola, e perciò la parte organica, a questo punto ha praticamente 5 matrici separate. Con queste matrici separate lui a qualsiasi ora della giornata, per tutti i giorni dell'anno, ha una tessera magnetica che può andare esattamente in un'isola ecologica di prossimità, cioè a poche decine di metri, e conferire in maniera separata in ognuno dei 5 contenitori che ci sono quello che ha ridotto di volume e separato dentro casa. Mentre per quanto riguarda gli ingombranti, basta telefonare al numero verde 800 38 39 60, che vengono prenotati un intervento. Ecco, quindi 800 38 39 60, vedete in sovraimpressione, numero verde gratuito per il ritiro degli ingombranti, gratuito anche il ritiro. È pagato già dalla tassa dei rifiuti, perciò non è dovuto a chi lo ritira nulla, gratuito nel senso di questo senso. Beh, chiaro, certo, ovvio. E sui non comuni, dobbiamo pagare di più, esatto, sui comuni della costa facciamo un intervento che massimo è di 7 giorni, sui comuni dell'interno un intervento che massimo è 14 giorni.
Non dimentichiamoci che adesso abbiamo anche 41 punti con l'ecomobile, dove uno può portare i rifiuti se l'ecomobile è vicino a casa, ma può portarlo anche se lontano o in un altro comune, perché presso l'ecomobile, attraverso la tessera informatizzata, viene riconosciuto sia il peso. Queste tessere saranno distribuite insieme entro la fine dell'anno. Entro la fine dell'anno. Verranno distribuite. E a questo punto uno può essere conferire al centro dell'ecomobile posto nel proprio comune o può conferirlo presso un altro comune. Quel rifiuto viene sempre addebitato al comune di origine e di residenza della persona. Perciò c'è una grossa possibilità, uno che dovesse venire dalla Valaroscia a Imperia può trovare lungo il percorso durante la settimana 7-8 punti dove può conferire i propri rifiuti differenziati. E può farlo indifferentemente qui o là, anche se fuori dal suo comune. Certo, perché ogni volta viene pesato, riconosciuto e attribuito al comune, perché l'importante è che ogni comune abbia la sua raccolta differenziata. Certo. Questa è la possibilità che nasce da aver messo insieme 35 comuni, perciò omogeneizzare i servizi per abbattere i costi, contemporaneamente però vuol dire personalizzarli, perché ogni comune abbia la sua caratteristica, la sua raccolta differenziata. E l'altra cosa importante è che tutte queste raccolte vengono certificate. Noi con l'inizio del 2014 esporremo anche ai cittadini una reportistica che dirà non solo i rifiuti che vengono conferiti, ma tutto il percorso di tracciamento fino alle cartiere, fino alle vetrerie, fino a produrre di nuovo bene. Ecco, che non si dica più, come in passato una volta accadeva, questa diciamo, come posso dire, leggenda metropolitana, la differenziata non serve, tanto poi metterlo tutto insieme. No, perché questo voi certificherete appunto, nuova, non sarà affatto la così. Nuova normativa europea è focalizzata non tanto sulle raccolte differenziate, che sono un impegno importante, noi certo. Dobbiamo superare con questo progetto il 65%. Ma sul riciclo, su quello che... Ma sulla certificazione di quello che torna a essere materia, certo. Di nuovo, che nel nostro progetto ne prevede minimo il 50% dei rifiuti prodotti deve tornare di nuovo a carta, di nuovo a vetro, di nuovo a metallo, cioè di nuovo i beni. Ed è per quello. Quindi secondo voi in questo modo la differenziata crescerà notevolmente? Due cose importanti. Uno, che cresca notevolmente, ma pensiamo in questo modo che le persone sono messe nelle condizioni di farla anche in alta qualità, perché l'importante è se io voglio mandare in cartiera o in vetreria per ottenere nuova carta, nuovo vetro, la carta deve essere pulita, il vetro deve essere pulito. Pulito vuol dire che non ci sono rifiuti all'interno, non è che bisogna... Certo. Cioè basta semplicemente che se io c'ho una rivista e c'è il sacchetto di plastica attorno, e tolgo il sacchetto di plastica e mettono la plastica. La bottiglia plastica. Di vetro non la uso come posacenere, poi ci butto dentro anche i pezzetti di carta e poi dico faccio la differenziata, perché a quel punto lì... Dopo abbiamo dei costi sia ambientali che produciamo uno scarto che dopo non raggiungiamo gli obiettivi. Certo. La funzione dei cittadini è fondamentale, tant'è vero che noi abbiamo posto il primo centro... al primo punto di tutto il progetto, il coinvolgimento dei cittadini. Nel 2014 partiremo anche con azioni di prevenzione e minimizzazione, noi promuoveremo l'artigianato delle riparazioni, l'artigianato delle manutenzioni, perché più un bene allunga il ciclo di vita e meno diventa rifiuto. Promuoveremo nel 2014 i mercati dello scambio, i negozi del riuso, cioè tutte quelle attività come ci sono in altri paesi, la Germania. Quindi, insomma, il vecchio mobile della nonna che non vi piace più, lo volete buttare via, magari qualcun altro può piacere, qualcun altro lo può usare. Questi periodi di difficoltà e di crisi, oltretutto, magari, voglio dire, significa anche aiutare chi è più in difficoltà. O il passeggino nuovo, che dopo sei mesi può servire per altri sei mesi, per altri sei mesi, per altri sei mesi, invece che buttarlo via. Certo. Favoriremo questi circuiti dello scambio degli oggetti e fare in modo che un bene prodotto abbia una vita molto lunga. Contemporaneamente, attraverso questi strumenti, diamo un servizio ai cittadini per conferire non solo in alta quantità le raccolte differenziate, ma la cosa importante in alta qualità. Se uno piega la carta, non solo io ottengo che quella carta va in cartiera, ma se c'ho un contenitore invece che tenere 18 kg me ne tiene 52, vuol dire che non andiamo in maniera inutile a vuotare dell'aria, a inquinare, a girare per le strade, ma andiamo soltanto quando è opportuno e necessario farlo. E per questo che diventa importante che questo territorio, che fra residenti e non residenti sono circa 120.000 soggetti che vengono coinvolti,
consentono con i loro comportamenti di avere un cambio di comportamento. Dopodiché avremo una cosa importante, che dalla costa fino al Col di Nava c'è un unico sistema che caratterizzerà in alta qualità ambientale, diciamo, i 35 comuni. E pensiamo, certo, di dare in questo modo anche una spinta, diciamo, alla qualità del territorio e anche, perché no, anche una spinta al turismo. Evitare anche la gente che lasci frigoriferi, lavatrici lungo le nostre strade, in posti bellissimi dove magari a volte troviamo in mezzo alla natura un frigo, una lavatrice, visto che viene ritirata gratuitamente, la paghiamo già con la tassa dei rifiuti, quindi saremo fessi due volte, se posso usare questo termine, perché abbiamo già pagato il servizio e per giunta inquiniamo l'ambiente, tanto vale approfittarne, voglio dire, non ci sono costi aggiuntivi, si paga già, portiamolo dove va portato. Cioè, io che vengo da fuori vedo un territorio incredibile, come qualità ambientale, con un lavoro fatto da generazioni precedenti che l'hanno trasformato anche in alta qualità, i centri storici, gli uliveti, la struttura. Dobbiamo saperlo conservare. Sì. Ci fermiamo solo un istante per la pubblicità, poi torniamo subito a parlare di differenziata, anche di sistema di raccolta e poi naturalmente con la dottoressa Previati per capire anche alcuni aspetti ludico-educativi, chiamiamoli così, lo scopriremo dopo, fra poco. Ecco, riprendiamo parlando di raccolta differenziata, sono con noi Luciano Fabbri, che è il responsabile, il direttore della raccolta, colui che vigila sul lavoro di Tradeco, tanto per capirci, per conto di 35 comuni che hanno affidato l'appalto a questa società, e poi c'è Monica Previati, biologa, responsabile, una delle responsabili, una delle colonne portanti, possiamo dire, del CEA, il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Imperia, che ha organizzato diverse iniziative per promuovere nell'opinione pubblica anche un senso di rispetto dell'ambiente. Ne parliamo fra pochissimo. Volevo sentire ancora una cosa da Fabbri, per essere precisi, sul sistema di raccolta differenziata. Oggi si usano ancora i vecchi cassonetti, poi cambieranno, si può andare all'ecomobile, ci sarà, come funziona proprio tutto il meccanismo? Dove posso andare? Scendo da casa con i miei sacchetti, dove vado? 5 punti. O degli ingombranti, chiamo il numero verde o altrimenti lo porto all'ecomobile. Okay. O altre 36 tipologie di rifiuti, oli. Quindi cose particolari, anche pericolosi, le batterie, cose inquinanti. Le porto all'ecomobile o posso andare ai centri di raccolta differenziata di San Bartolomeo e di San Lorenzo, che sono al servizio di 35 comuni. Voglio fare il compostaggio domestico, verranno date più di 4.500 compostiere domestiche per fare il compostaggio con i propri le parti organiche del giardino e della cucina. Ah, quindi questo lo potrò usare, sarà un rifiuto che recupererò io direttamente, sì, direttamente perché me lo posso portare nel giardino, nell'orto, esatto, se ce l'ho. Esatto, perciò i prossimi giorni verranno consegnate 4.500 sistemi di compostaggio domestico. Consegneremo i prossimi giorni 43.000 kit per separare dentro casa i vari materiali, andremo a dare servizi di raccolta domiciliare a più di 4.000 utenze non domestiche, alberghi, ristoranti, bar, negozi, e questa è la struttura portante a monte dei cassonetti delle isole ecologiche. Per ultimo, isole ecologiche per la raccolta indifferenziato, organico, carta e cartone, plastica e metalli e vetro, dove il kit che abbiamo visto prima io lo riempo e lo vuoto nelle 24 ore, dal lunedì alla domenica, no, attraverso una chiave elettronica presso il contenitore. Questo è un po' il sistema che ci attende. Da quindi isole ecologiche, non più i cassonetti in vari punti. Assolutamente, non più cassonetti sparsi, sempre un punto. Ma con i cassonetti resteranno per l'indifferenziato? Sono delle isole ecologiche fatte con dei contenitori nuovi, completamente, di tipo nuovo, e ogni punto avrà la possibilità di conferire le 5 matrici che uno seleziona dentro casa. Quindi non ci saranno cassonetti ovunque? Assolutamente no. Cioè, ogni punto bisognerà andare... Esatto, su tutto il territorio di 35 comuni avremo circa 800 punti, dove 43.000 utenze possono conferire i loro materiali. Perciò stiamo parlando sempre di poche decine di metri per il primo punto utile dove uno può conferire i rifiuti. Quindi diciamo che però sparirà il cassonetto sotto casa, dobbiamo abituarci. Diciamo che in alcuni casi c'è da fare 20-30 metri in più di prima, ma a questo punto dove si arriverà non ci sarà il cassonetto dell'indifferenziato, ci saranno 5 cassonetti dove uno potrà conferire 5 matrici che ha separato dentro casa.
È chiaro che questa qui è una parte dei rifiuti. Teniamo presente che tutto questo mondo è meno del 55% dei rifiuti che noi produciamo, perché quasi un altro 18% lo portiamo via con i rifiuti a domicilio delle utenze non domestiche, e tutto il resto lo portiamo via con i servizi di ecomobile che andiamo di prossimità, con i centri di raccolta o altri servizi a chiamata che facciamo a domicilio dell'utenza, tipo gli ingombrati. Perciò l'utenza sarà avvolta di servizi e di strumenti, e perciò viene messa, come è giusto e corretto che sia, nelle condizioni di poter fare il servizio. E c'è stata anche una grande attenzione a non irrigidire troppo il servizio, con orari, con frequenze, considerando che molte persone di questo territorio vanno a lavorare, vanno a studiare, certo, o non sono presenti. Certo. Irrigidire con degli orari stretti vorrebbe dire che io ho vincolato la mia vita lavorativa, la mia vita di presenza, sì, a certi orari che non sempre si conciliano su... Saranno però cassonetti che anche d'estate non daranno cattivi odori, saranno assolutamente chiusi. Ecco, i turisti come faranno però? Perché se ci vuole la tesserina per aprire... Allora, i turisti ne abbiamo di tre tipi, quelle che sono le strutture alberghiere, perciò chiaramente... E lì non c'è problema, parliamo di turisti, quelli che hanno la casa in affitto... Tutte le case avranno un kit come questo, perciò anche loro avranno... E quindi ci sarà una tesserina anche... Anche loro hanno una tessera, perciò tutti i turisti opereranno come un residente. E questa è un'opportunità, perché molte volte il turismo anche delle seconde case si è fortemente limitato come durata... Cioè, noi abbiamo come turismo molte presenze, ma in tempi brevi, in tempi molto brevi, concisi, sì. E se facessimo altri tipi di servizi, il rischio è che uno arriva e poi non sa dove mettere il servizio, perché ancora non è stato dato quel servizio come frequenza. Solo loro potranno arrivare e consegnare il loro materiale a questi tipi di servizio. Per invece i turisti spuntisti, diciamo quelli che stanno la giornata, e sul territorio vengono messi dei contenitori specifici che possono usare per quel poco di rifiuto che può produrre una persona in un giorno. Certo. E anche qui cercheremo, stiamo introducendo dei contenitori per la raccolta della plastica, del vetro, della carta in maniera separata, cioè anche le piccole quantità di rifiuti vogliamo ritirarli in maniera differenziata, non tanto per la quantità, ma per abituare e marcare il territorio con un nuovo comportamento. E beh, anche un messaggio, visto che adesso, dottoressa Pregliati, parliamo un po' anche di messaggi, di comunicazione, è anche un messaggio per chi arriva in questo territorio, e insomma possiamo dire, mostrare con orgoglio che siamo maturati, che stiamo crescendo dal punto di vista ambientale, insomma, che non sono soltanto gli svizzeri che lo fanno da 20 anni a essere precisini, avere tutti i colori, i rifiuti separati, no? Quindi... Sì, anche perché noi abbiamo un buon motivo per farlo, insomma, cioè... ormai è tanto che parliamo anche qui di territorio, io mi occupo di mare, ma voglio dire non c'è infatti bisogno. Io prima quando Fabri diceva abbiamo il mare eccetera, mi veniva da dire, la Pregliati lo sa bene, certo, l'ecosistema sì, sì, marino lo conosce molto, certo, molto bene. Certo, lo conosco bene, però voglio dire conosco anche parte del, diciamo, delle bellezze terrestri che appartengono a questo territorio, e quindi mi sembra il minimo che possiamo fare per la nostra città, per questa provincia, quello di fare la raccolta differenziata, e quindi sono anche contenta di poter partecipare, anche se in minima parte, come centro di educazione ambientale a questo che secondo me è un evento. Come per dicevo, però avete preso una parte che può sembrare marginale, ma secondo me anche fondamentale, che è quella un po' divulgativa, educativa. So che avete fatto delle iniziative da questo punto di vista, anzi io comincerei proprio da uno spot che è molto bello, tra l'altro fatto da un attore imperiese che è anche un caro amico, che è Simone Gandolfo. Macaia Film è la sua casa di produzione, insieme a Stefanolo l'hanno fatto loro, e lui ne è anche il protagonista. Allora direi che se la regia intanto ci fa vedere Simone Gandolfo impegnato nella differenziata di tutti i giorni, poi continuiamo a parlare con Monica Pregliati. Il futuro è anche nostro.
il futuro è anche nostro, giustamente, quindi separare, differenziare, lo abbiamo visto senza tante parole ma con le immagini che parlano da sole. Non soltanto uno spot però, Monica. No, innanzitutto devo dire che il Centro Educazione Ambientale sta facendo una piccola, però insomma la sua parte in questo progetto, grazie ad un bando, al bando CONAI che abbiamo vinto a fine luglio, che quindi ci ha permesso di avere un po' di soldi da poter spendere appunto per la comunicazione. Ovviamente noi stiamo collaborando con ACAB, che è l'azienda che insieme a Tradeco si occuperà della gran parte della comunicazione che verrà fatta, perché ovviamente si dovrà andare nelle scuole, si andrà diciamo proprio in mezzo alla gente. Come centro di educazione ambientale noi abbiamo cercato di utilizzare un linguaggio un po' diverso e quindi abbiamo utilizzato il linguaggio dello spot televisivo, quindi della simpatia di Simone, che comunque ci ha dimostrato che con dei semplici gesti si possono realmente cambiare comunque le cose. Comunque un attore di grande livello, ricordiamo, senza ombra di dubbio, di serie televisive di grande successo, Ris Roma, Roma 2, cioè, assolutamente, dire, non è... Girardengo, che dobbiamo girare anche noi. Esatto, assolutamente. Infatti, cioè, ha fatto film e serie TV. Certo, no, ma infatti mi ha reso estremamente orgogliosa il fatto di poter, come dire, vedere il suo volto in una campagna come quella fatta dal Centro di Educazione Ambientale. Certamente questo è un'azione, adesso domani, quindi venerdì 18, sabato 19, domenica 20 ottobre siamo impegnati in uno spettacolo teatrale, una compagnia di Torino che si chiama Onda Teatro, che ha già collaborato con il CEA per uno spettacolo teatrale che si chiama Aria, ha creato proprio una pièce ad hoc per noi che si chiama Imballata e che sarà appunto uno spettacolo di teatro danza dove si parlerà dei rifiuti. Più che quindi dei appuntamento rifiuti, è al Teatro Cavour venerdì ore 21, no, al Politeama Dianese il 18, scusa, al Teatro dell'Albero a San Lorenzo al Mare il 19 alle ore 21 e invece domenica 20 all'Auditorium Rambaldi di Pieve di Teco, ma alle 16, quindi di pomeriggio, sperando di poterlo fare all'esterno se le giornate sono così bella anche belle. Questa cosa di spostarsi sul territorio, certo, avessimo potuto, l'abbiamo come fatto l'ecomobile, no? Esattamente, certo, e non è detto che non si riesca a trovare qualche altra piccola risorsa per poterlo fare magari anche a Imperia piuttosto che in altri comuni. Ma non vogliamo fermarci qua, vorremmo sicuramente ripetere l'esperienza dei corsi di compostaggio domestico che abbiamo già fatto con alcuni fondi regionali, per cui la dottoressa Federica Gelsomino e il professor Giuseppe Roncallo torneranno nei comuni che ce lo chiederanno a fare questo corso di compostaggio. E poi grazie ai Lions La Torre di Imperia, soprattutto grazie a Renato Ruaro che fa anche parte del Centro Educazione Ambientale, andremo nelle scuole, solo nelle scuole superiori, o almeno per il momento nelle scuole, certo, superiori, a parlare con i ragazzi, anche perché credo che quella fascia di età sia una fascia molto importante, no? Cominciano a diventare adulti e quindi secondo me è quello il momento in cui si può veramente parlare della... E capire che anche loro sono chiamati a dei doveri, perché nella scuola pensiamo anche qui quanta differenziata si può fare, la carta, la plastica, fra merendine, cose, bottigliette, cioè... Anche lì, e poi le scuole dovrebbero essere la base dell'educazione. Ogni classe avrà anche lei il suo kit, cioè. Quindi anche nelle classi della scuola. Classe, non proprio il plesso, proprio ogni classe. Cioè il tema è marcare. E quindi avranno l'argomento di studio direttamente in classe. O di esercizio esperienziale, che si mette a fare direttamente. Compiti in classe, raccolta differenziata. Certo, certo. Beh, Monica. Un'iniziativa che si spera appunto si possa portare anche avanti in seguito, anche perché secondo me è sempre meglio poi educare e rieducare, fare anche aggiornamento, possiamo dire, certo, credo che sia utile. Questo è quello che ci auspichiamo, insomma, sicuramente cercheremo di partecipare ad altri progetti e comunque all'interno di quello che noi facciamo, adesso abbiamo appena finito una parte di un progetto che si chiama Costruiamo, abbiamo parlato del bosco e adesso che verremo ospitati da una fattoria didattica, sicuramente una delle cose che faremo vedere ai bambini è com'è bello il nostro territorio e come sia importante assolutamente tutelarlo anche con appunto questi piccoli gesti che fanno parte della nostra quotidianità.
quotidianità e che sono, a mio parere, un diritto e un dovere di ognuno di noi. Fare la raccolta differenziata è veramente il minimo che possiamo fare per noi stessi. Questo sicuramente. E per il nostro futuro. Io direi che ci rivediamo a questo punto, sì, se accettate l'invito entrambi, perché bisognerà poi vedere. Lei mi ha detto, Fabri, che cominciamo da qui a un paio di mesi. Sì, abbiamo tanti momenti, basta dire che dal 16 al 24 novembre parteciperemo alla settimana europea della riduzione dei rifiuti, cioè è un percorso che non si ferma oggi. Dal 2014 al 2020, guarda caso in coincidenza con questo sviluppo di servizi, in Europa parte il 7° programma di azione ambientale che cambia radicalmente l'approccio dell'Europa verso l'ambiente. Parte il programma Orizzonte 2020 sull'innovazione e sulla ricerca, cioè tutti i settori che ci possono consentire nei prossimi anni di essere sempre presenti in maniera evoluta, perciò non è un servizio che si stagna, è un servizio certo, che parte, ma ogni volta avrà. E deve sapersi anche aggiornare, vedere quello che sono le esigenze. E la parte importante che da fare con voi, che dicevo dal 2014, noi cominceremo a emettere reportistiche settimanali con diversi strumenti informativi. E quindi potremo dire alla gente certo, quanto abbiamo raccolto, dove è andata a finire la raccolta. E la gente dovrà controllare questa cosa qui. Andare a vedere dove è andata a finire la nostra differenziata. Esatto. E quindi capire una volta per tutte che la differenziata è differenziata fino in fondo, lo è sul serio e porta al riciclo, cioè al recupero della materia. Bene, a questo punto davvero, arrivederci a Luciano Fabri e a Monica Previati, perché grazie, sarà interessante vedere lo sviluppo di questa cosa appena cominceranno ad arrivare i kit e poi quando si creeranno sul territorio queste, chiamiamole isole ecologiche, questi sì, punti di conferimento che rivoluzioneranno anche un po', dovremo avere anche la pazienza magari di fare qualche passo in più. Qualche passo in più, non più il cassonetto sotto casa, però cercare di capire dove vogliamo arrivare, qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere. Ci terremo in contatto. Grazie, grazie a Luciano Fabri e a Monica Previati e grazie naturalmente al nostro pubblico. Un arrivederci e una buona serata. Perfetto. Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore.